La decisione di Svezia e Finlandia di chiedere l'adesione alla NATO è un cambiamento epocale per gli equilibri geopolitici del continente e una conseguenza sgradita a Mosca dell'invasione in Ucraina. Per i paesi nordici una risposta è un'importante priorità. La cosa migliore per la sicurezza della Svezia e del popolo svedese è entrare nella NATO e farlo insieme alla Finlandia. Secondo l'analista Malena Britz, la percezione svedese della minaccia rappresentata dalla Russia è cambiata con l'aggressione all'Ucraina. La guerra ha mostrato la brutalità delle forze russe e questo ha aumentato la paura e la percezione della minaccia in Svezia e anche la paura di quello che accadrà quando la guerra in Ucraina sarà finita. Tutti i 30 membri della NATO devono ratificare la richiesta di adesione all'alleanza, ma il presidente turco Erdogan si oppone perché i paesi nordici non hanno preso una posizione chiara contro i militanti curdi e altri gruppi che Istanbul considera terroristi. Nel periodo di adesione alla NATO, la clausola di mutua protezione dell'articolo 5 dell'alleanza non sarà pienamente operativa. Per questo, dopo il Regno Unito, anche la Danimarca ha promesso assistenza bilaterale ai due paesi. Siamo pronti a fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutare se i due paesi dovessero subire, ad esempio, un attacco nel periodo di ammissione. Il sostegno dell'opinione pubblica svedese all'adesione alla NATO è salito recentemente al 50%, in Finlandia è del 75%. Prima ero assolutamente contraria perché pensavo che dovessimo essere neutrali, come siamo sempre stati. Ma poi, quando è avvenuta l'invasione della Russia, ho cambiato un po' idea perché il mondo e i paesi nordici o scandinavi all'improvviso non sembravano più così sicuri.